Ciao a tutti, bentrovati, spero siete bene oggi. Io sono Stefania, sono un'insegnante di yoga certificata e una massaggiatrice. Oggi pratichiamo una sequenza per facilitare la mobilità nella nostra spina dorsale e nella schiena in generale. Iniziamo sdraiandoci a terra con un blocco yoga che metteremo nella parte alta della schiena, zona toracica della nostra spina dorsale, quindi per la sua lunghezza con la parte più sottile. In questo modo avremo il retro della testa a terra e se ciò non accade vogliamo metterci un secondo blocco o qualche libro spesso. Ti incoraggio ad avere le ginocchia piegate lungo verso il soffitto e i piedi a terra. Mi raccomando di non mettere il blocco sotto la parte invece bassa della schiena, zona lombare, perché come vedi è già arcuata, non ha bisogno di avere questa estensione maggiore. Invece quello che vogliamo fare è proprio di controbilanciare questa posizione che ti faccio vedere adesso, che magari ti è familiare, che in tanti teniamo durante il giorno. Vogliamo fare l'opposto, vogliamo aprire bene il petto e fare praticamente da seduto, ti faccio vedere, cioè da questa posizione la nostra zona toracica è comunque già convessa e quello che cerchiamo di fare è che cerchiamo di aprirla come se ci stessimo allungando verso l'alto, aprendo bene il petto, rilassando le spalle verso il basso, lontana dalle orecchie. È lo stesso concetto, ma lo facciamo con la gravità che ci schiaccia verso terra e questo bel blocco come supporto proprio per facilitare l'apertura del petto o del centro del cuore. Se noti che il blocco è troppo, soprattutto se pratichi la mattina o se comunque c'è una particolare restrizione nella schiena, allora magari prova con due cuscini oppure con un bolster di yoga, non deve essere proprio qualcosa di troppo sottile, altrimenti insomma perde un po' il suo obiettivo. Ti incoraggio a mantenere le braccia lungo il corpo con le mani rivolte verso il soffitto. Se è facile per te, estendi le gambe verso il fronte del tappetino oppure prendi Baddha Konasana, quindi i piedi insieme alle ginocchia che si aprono verso l'esterno, se vuoi nel frattempo strecciare l'interno coscio, gli adduttori e favorire l'esterna rotazione delle tue anche. Iniziamo con questa posizione per un po' di grounding, per arrivare nel momento presente, nel posto in cui siamo. Prendiamo un attimo per ringraziarci per esserci alzati dal divano, dal letto, dalla scrivania, aver scelto una classe di yoga, esserci portate sul tappetino e aver iniziato quindi la pratica. Questo già di per sé è qualcosa di cui dobbiamo congratularci perché la maggior parte delle persone non fa neanche questo. Vogliamo prenderci cura di noi stessi, ma poi ci scappa il tempo, troviamo magari delle scuse, delle altre cose da fare. Approfittiamo di questa posizione per fare un piccolo check-in con il nostro corpo. Notiamo tutte quelle zone del corpo che sono in contatto con il pavimento, oppure con il tappetino, con il blocco yoga, con i cuscini. Notiamo come queste parti, come questi punti di contatto si sentono. Un senso di rigidità oppure di spazio, un senso di comfort o di discomfort. E poi espandiamo la nostra consapevolezza a tutto il corpo. Puoi partire dalla sommità della testa e fare una piccola scansione del corpo. Quindi procedi poi verso i muscoli della faccia, più in basso verso le spalle, il tronco, le anche, le gambe, i piedi, braccia, mani. Notando sempre di più sensazioni fisiche, piacevoli o spiacevoli.
Soffermiamo poi la nostra attenzione sul nostro respiro. Se ti fa piacere, puoi posizionare le mani sulla tua pancia. Nota questo leggero movimento dell'addome, del petto. Si espandono quando inspiriamo, si rilassano verso il basso quando espiriamo. E per un attimo rimaniamo così, semplicemente consapevoli di questo dolce dondolio del nostro respiro, seguendo il ritmo del nostro respiro così com'è in questo momento. Portiamo poi le mani insieme, le congiungiamo in Namaste, rilasciando i pollici in quello spazio tra le nostre sopracciglia, il terzo occhio, come viene chiamato in yoga. In questo modo decidiamo un'intenzione per la pratica di oggi. Magari semplicemente ricordiamo noi stessi perché ci siamo messi sul tappetino adesso per praticare. Con la prossima espirazione rilasciamo le mani, mantienile pure insieme nel gesto di Namaste e semplicemente curvati o arrotolati da un lato, destro o sinistro non importa, semplicemente per poter poi rimuovere qualsiasi supporto che tu abbia usato, i blocchi, i cuscini, spostali semplicemente vicino al tappetino, nel caso li volessi poi utilizzare durante la pratica. E rimettiti un attimo sdraiato sul tappetino, portando poi le ginocchia verso il petto, abbracciale con le tue mani. Fai una bella inspirazione qua e con la prossima espirazione porta la fronte verso le ginocchia solo per un attimo. Contrai i tuoi addominali, fai una bella inspirazione e quando espiri lentamente lascia andare la terra, la testa a terra, la schiena a terra e le gambe stese verso il fronte del tappetino. Estendi le braccia oltre la schiena, oltre la testa, fai una bella inspirazione qui. E quando espira lascia andare la caviglia destra su quella sinistra e impugna il polso destro con la mano sinistra. Andiamo in Bananasana, la posizione della banana. Fai una bella inspirazione, estenditi bene le braccia verso il retro del tappetino, i piedi che puntano verso il fronte, allungati bene. Quando espiri porta le mani e i piedi verso sinistra. Nota che il sedere, il retro delle tue anche, non si muove, quindi non ti arrotolare da un lato, cerca di mantenere il fronte delle pelvi e il torso che guardino verso il soffitto. Magari ti sei mosso di pochi millimetri o pochi centimetri, magari invece hai portato i piedi, le mani ben verso il tuo lato sinistro, quindi senti magari uno stretching ancora maggiore nel lato destro del torso, in particolare dall'anca, tutto su fino alla spalla superiore destra. Con il tuo sguardo, a seconda di come sta il collo, puoi o guardare verso l'alto oppure verso il pavimento a sinistra nella stessa direzione della tua flessione laterale. Incoraggiamo questo senso di allungamento nella parte destra. Facciamo sì che il respiro fluisca in maniera naturale. Con la prossima ispirazione ci torniamo al centro ed espiriamo, sciogliamo per cambiare il lato, quindi adesso il polso sinistro nella mano destra, la caviglia sinistra su quella destra. Inspiriamo di nuovo, ci allunghiamo in posizioni opposte, mani verso il retro del tappetino, piedi verso il centro ed espiriamo, facciamo la nostra flessione laterale destro verso destra. Di nuovo evita di sollevare il sedere, di cadere verso destra, cerca di mantenere il retro delle tue anche e il sedere ben a terra. Sposti quindi solo i piedi, parte delle gambe ovviamente inizia a spostarsi, porti le mani, parte delle braccia si spostano. E di nuovo puoi guardare verso l'alto oppure rilassare il collo e guardare verso destra, a seconda di come sta il tuo collo in questo momento. Facciamo
Facciamo ancora qualche bel respiro consapevole. Notiamo come ci sentiamo da questo lato, magari l'allungamento del lato sinistro del corpo lo sentiamo di più, oppure ci viene più facile andare in flessione laterale da questo lato. E molto fa a seconda di che postura manteniamo durante il giorno. Con la prossima ispirazione ci riportiamo al centro, espiriamo, sciogliamo le mani, sciogliamo i piedi, pieghiamo le ginocchia verso il nostro petto. Questa volta possiamo o arrotolarci da un lato per tirarci su sedere, oppure fare dei piccoli dondoli. Se vuoi attivare un po' di più i tuoi addominali, ti porto indietro in avanti fino a dondolarti alla fronte del tappetino. Portiamo poi le mani davanti a noi per srotolare le ginocchia a terra nella posizione del tavolo. Le mani sotto le nostre spalle, le ginocchia sotto le nostre anche. Da qua inspiriamo per la posizione della mucca, mandiamo il coccige in alto, apriamo bene con il petto, guardiamo dritto davanti a noi o in alto verso il soffitto. Espiriamo, arrotondiamo la schiena, portiamo il mento verso il petto, attiviamo gli addominali. Inspiriamo posizione della mucca, apriamo bene il petto, guardiamo in alto. Espiriamo, posizione del gatto, arrotondando la schiena, guardando verso il nostro ombelico, verso il petto. E ancora, inspiriamo, posizione della mucca. Espiriamo, posizione del gatto. Premi il pavimento lontano da te con le mani. Inspiriamo, posizione della mucca, rilassa le spalle. Espira, posizione del gatto, premi il pavimento lontano da te. Un'ultima volta, inspiriamo, posizione della mucca. Espiriamo, posizione del gatto. Torniamo in una posizione neutrale. Se ti fanno male le ginocchia perché il pavimento è rigido, puoi posizionare una copertina sotto le ginocchia. Da qui proviamo a mantenere un po' di più l'equilibrio, attivando quindi un po' di più dei nostri muscoli addominali. Estendiamo quindi la mano destra verso l'avanti e la gamba sinistra verso il retro. Puoi mantenere il piede a terra oppure sollevare la gamba. Inspiriamo qui. Quando espiriamo, arrotondiamo un po' la schiena e portiamo il gomito destro verso il ginocchio sinistro, non importa se non toccano. Inspiriamo, riestendiamo, puoi andare in un backbend attivando un po' di più i muscoli della schiena e sollevandoti quindi un po' di più. Espiriamo, di nuovo torniamo con il gomito destro verso il ginocchio sinistro, arrotonda la schiena. Ancora 2 volte, inspiriamo, estendi, guarda davanti se possibile. Espira, chiudi. Ultima volta, inspira. Espira, chiudi. Torna, entrambe le mani a terra, entrambe le ginocchia a terra. E portiamoci dall'altra parte, la gamba destra estesa verso il retro, il braccio sinistro verso l'avanti. Espiriamo, ginocchio destro verso il gomito sinistro. Inspiriamo, estendiamo, guardiamo in avanti se possibile. Espiriamo, contraiamo, arrotondiamo la schiena. Ancora 2, inspiriamo. Espiriamo. Ultima volta, inspiriamo. Ed espiriamo. Torniamo in posizione neutra, facciamo perno sul ginocchio sinistro per portarci con la gamba destra estesa verso il retro del tappetino. Estendiamo il braccio destro verso l'alto, questa è la posizione della panca laterale con il ginocchio sinistro a terra che ci aiuta. Estendiamo poi il braccio destro oltre la testa, sentiamo quindi una bella estensione nel lato destro del corpo. Guardiamo verso il basso, facciamo bene forza con la mano sinistra per portarci tutto verso l'alto e rilasciamo poi la mano destra verso la gamba destra. Se stai facendo dall'altro lato non ti preoccupare, semplicemente stessa mano sulla gamba. Così vai a stracciare adesso l'altro lato del torso. Guarda pure verso il basso oppure guarda verso l'alto per un po' più di attivazione nella spalla, la mano che è in alto sul retro della testa, aprendo bene con il gomito verso il soffitto. È facile, poi puoi anche portare la mano destra verso terra anziché averla sulla gamba, lo porti davanti alla gamba a terra. Puoi puntare il piede destro verso il retro del tappetino se funziona meglio per la tua caviglia. E ci riportiamo tutto in alto e poi entrambe le mani al fronte del tappetino per riportarci nella posizione del tavolo. Adesso proviamo a farlo dall'altro lato, quindi fai perno sul ginocchio destro se fai il mio stesso lato, altrimenti semplicemente cambia il lato che hai fatto. Estendi il braccio superiore prima verso l'alto, verso il soffitto e poi oltre la testa.
Prendi un attimo qui, cerchiamo un bell'allungamento del lato del corpo che hai rivolto verso il soffitto. Per portarci su, guarda verso terra, spingi con la mano che è a terra, ci riportiamo tutto su e poi facciamo adesso la flessione laterale dall'altro lato. Di nuovo anche qua con le variazioni, magari la mano che hai sollevata verso il soffitto la puoi portare dietro la testa e aprire un po' di più con il gomito. Se ti piacciono movimenti più dinamici puoi anche aprire con il gomito, chiudere contraendo gli addominali e fare questo anziché stare in maniera statica. Fai questo per 3-4 volte. Se è facile puoi anche portare l'altra mano a terra, fare una flessione laterale un po' più intensa, ruota solo la caviglia verso il retro del tappetino che ti aiuta un po'. Torniamo, posizione del tavolo. Punta i piedi a terra, inspira, solleviamo le gambe, espira, ci portiamo nel cano a faccia in giù ad un Mukha Svanasana. Qui piega pure le ginocchia per spingere bene indietro con la schiena. Se vuoi pedala sul posto, quindi pieghi un ginocchio alla volta un po' di più, poi l'altro, portando quindi i talloni un po' più vicini al tappetino. Fai un allungamento dei tuoi polpacci, dei bicipiti femorali, glutei. Se vuoi fai un piccolo oscillamento della testa come se dicessi sì, no, forse. Poi facciamo delle piccole ondine, partiamo dal coccige e facciamo delle onde di tutte le vertebre fino alla sommità della testa, incoraggiando quindi un po' di mobilità, un po' di movimento nella nostra schiena. Non ti preoccupare se vedi che fai fatica a fare questo movimento, un po' per la forza nelle braccia, un po' perché ti sembra che non si muova nulla. Tutto normale, c'è bisogno di pratica. Ci spostiamo poi in avanti nella posizione della panca, lasciamo andare le ginocchia a terra e poi con controllo ci portiamo a terra, quindi senza smaciullarci a terra, ma con un po' più di forza e attivamento delle nostre braccia. Dolcemente a terra. Manteniamo le mani sotto le spalle con i gomiti verso il torso. Inspiriamo, l'osso pubico a terra, le gambe attive per portarci su in Bhujangasana, il cobra. Mantieniti pure basso, quindi pochi centimetri da terra, però attiva bene i muscoli della schiena, i glutei sono attivi, le gambe sono attive. Inspira, espira, lascia andare la fronte a terra. Facciamo ancora un paio di volte, inspira, ci riportiamo su nel cobra, basso oppure un po' più alto per quelli che sono un po' più abituati. Espira, fronte a terra. Inspira, portati in alto. Espira verso il basso. L'ultima volta stiamo su, invece inspira, fai attenzione, spalle giù, non su con il collo che si affonda, ma giù, anche se sei più basso, stesso concetto. E poi rilasciamo la fronte a terra, puntiamo i piedi a terra, ci riportiamo in su. Ci spostiamo indietro nella posizione del bambino, puoi tenere i piedi puntati a terra. Puoi tenere i piedi puntati verso il retro del tappetino, il sedere verso i tuoi glutei. Le braccia estese, se è troppo per la schiena e il retro delle spalle, allora punta i gomiti verso l'esterno, piegando i tuoi gomiti. Facciamo un paio di respiri qui, tornando a un respiro regolare. Inspiriamoci, riportiamo nella posizione del tavolo, incrociamo le nostre caviglie e ci sediamo, ci portiamo indietro, ci sediamo a terra. Io mi giro solo per guardare nella camera, ma tu puoi stare seduto come sei. Da questa posizione qui lasciamo andare le mani a terra, lasciamo andare il mento verso il petto, ma il resto della schiena è ben dritto, quindi cerchiamo di portare il sedere bene a terra, lo schiacciamo bene a terra. Allunghiamo il resto della schiena, come se volessimo portare la sommità della testa verso il soffitto, e poi lasciamo andare solo il mento verso il petto. Dovresti sentire un po' di stretching nella parte retrostante del collo. Qui proviamo a rilassare la mandibola, quindi separa le labbra poco o tanto, poi dovresti sentire mandibola e mascella che si separano. E da qui proviamo a fare dei piccoli movimenti a destra e a sinistra. Dovresti riuscire a mobilizzare la parte bassa, quindi il mento,
favorisce poi un po' di apertura, dove c'è anche il palato, la lingua, la gola. Poi torniamo in posizione un po' più rilassata, magari soprattutto se hai la tendenza a stringere, no? A digrignare i denti, magari soffri di bruxismo. E da qui invece proviamo a fare il movimento opposto, quindi la schiena rimane in posizione normale, solo la parte cervicale adesso va in estensione perché portiamo il mento verso l'alto. Se puoi, cerca di non far cascare la testa indietro con tutto il peso della testa, ma cerca di attivare un pochettino i muscoli qua frontali del tuo collo. Se non ti dà fastidio avere le tue dita sul collo, dovresti sentire dove c'è la trachea. E puoi farti un leggero massaggio qua. Parti da sotto il mento, il pollice da una parte, le altre dita dall'altra, e stretch un pochettino quella fascia fino a dove arrivano le clavicole. Piano, soprattutto se hai la pelle sensibile. Continua pure a guardare verso l'alto, chiudi gli occhi, rilassa la bocca, separa pure le labbra se ti dà un po' di sollievo. E poi rilassiamo entrambe le mani, ci portiamo in posizione neutrale con il mento e facciamo adesso delle circonduzioni, quindi scegli il primo senso di marcia, non importa se verso destra o verso sinistra. E immaginati che con la punta del naso stai dipingendo dei cerchi, non c'è bisogno di essere giotto in questo senso, cerchiamo invece di guardare alla qualità del nostro movimento e al nostro range of motion, quindi il grado di mobilità che abbiamo nel collo. Invertiamo il senso di marcia, cerchiamo di farlo piano proprio per sentire se ci sono delle aree particolarmente incriccate nella parte del collo e magari la senti tirare fino all'attaccamento con le spalle o addirittura verso deltoidi, tricipiti, bicipiti. Torniamo al centro. Adesso invece iniziamo a mobilizzare un po' di più del resto della schiena. Quindi iniziamo a ruotare con le nostre anche. Mentre andiamo in avanti, facciamo un'estensione della schiena, quindi arcuiamo, te la faccio vedere anche di lato. E quando andiamo indietro, arrotondiamo la schiena, quindi facciamo una flessione, attivando un po' di più i nostri addominali. Dovresti sentire quasi come se i tuoi glutei stessero ricevendo un po' di massaggio con il fatto che stai cambiando dove metti il tuo peso corporeo. Se tra l'altro hai una pallina di tennis e vuoi rilasciare un po' di più il piriforme, soprattutto se hai problemi di sciatica, puoi fare questo stesso movimento con la pallina di tennis sotto una chiappa, quella che ti fa male, sempre molto piano piano. Invertiamo il senso di marcia di queste rotazioni. Incoraggia bene tutta la schiena a muoversi quando sei di lato, se vuoi prendere un piccolo twist o rotazione anche. Se riesci, fai muovere anche la parte alta, il collo, la parte cervicale della tua schiena. E ci riportiamo al centro. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto, guardiamo verso l'alto. Quando espiriamo lasciamo andare la mano destra a terra, ti faccio da specchio, braccio sinistro oltre la testa. Se è troppo, mano sinistra che si riposa sui fianchi o sul retro della schiena. Se è possibile in entrambe le variazioni cerchiamo di aprire un po' di più il petto verso il soffitto, verso l'alto. Di nuovo se vuoi fare una cosa dinamica puoi aprire verso il soffitto e poi chiudi e nota come si sente la schiena nel fare questo movimento, apri bene con il petto e poi chiudi. Se vuoi mantenerti in maniera statica, invece stai, l'unica cosa, fai attenzione a non sollevare il ginocchio sinistro, cioè non fare questo, semplicemente per portare l'avambraccio a terra, però poi praticamente cadi, perché se tu ti accorci da questo lato, stai perdendo il senso di questa posizione. Allo stesso tempo, se caschi sull'avambraccio e fai incassare il collo, ti fai solo più danno che altro alla tua spalla. Quindi premi lontano da te e fai un po' di spazio tra l'orecchio e la spalla. Torniamo al centro, andiamo dall'altro lato, inspiriamo, espiriamo, andiamo verso sinistra, ti faccio sempre da specchio.
Di nuovo, se il braccio superiore non si può magari anche sollevare perché c'è un problema di spalla, puoi mantenere la mano sul, o sui fianchi o sulla schiena. Ricordi le variazioni se vuoi aprire verso il soffitto e poi chiudere. Ancora qualche respiro qui, ricorda se sei fermo in maniera statica di non incastrarti con il collo nella spalla. E torniamo al centro, adesso facciamo una rotazione, un twist, inspira, estenditi bene, espira, non ti accasciare, mantieni quel senso di allungamento mentre ruoti verso destra. Lascia andare pure le mani verso terra, ti può aiutare infatti con le mani a terra, nulla ti vieta di mantenerle sollevate, ma se lei è a terra, puoi aiutarti con la mano destra che è dietro di te a fare una leggera spinta per continuare a mantenerti dritto anziché afflosciarti, e con la mano sinistra sul ginocchio opposto ti può aiutare per spingerti verso il senso di rotazione. Anche qui, spalle lontane dalle orecchie, facciamo ancora qualche respiro, cerchiamo di guardare più o meno nella stessa direzione della nostra torsione, quindi se stai facendo destra, allora anche lo sguardo verso destra. Torniamo al centro, inspiriamo, braccia verso l'alto, ci allunghiamo bene ed espiriamo, facciamo una controrotazione adesso verso sinistra o comunque dall'altro lato, a seconda di cosa hai scelto prima. Di nuovo con la mano che hai a terra dietro di te, puoi spingerti leggermente verso l'alto per non accasciarti indietro. Se la mano non tocca, ovviamente utilizza un blocco, un bel librone spesso. Facciamo ancora qualche respiro. Torniamo al centro, inspiriamo, solleviamo le braccia. Ed espiriamo, le lasciamo a terra, così possiamo rivoltarci in avanti nella posizione del tavolo, lascia andare i piedi a terra, solleviamo le gambe, ci portiamo un attimo nel cane faccia in giù e poi camminiamo i piedi verso le nostre mani. Facciamo una bella ispirazione, pigiamo dai piedi, ci portiamo a mezza strada con la schiena ben attiva, no? Quindi non afflosciata, ma schiena ben attiva, utilizza le braccia per aiutarti per questo. Da qua poi rilassiamo le ginocchia, quindi iniziamo a piegarle. Facciamo il nostro piegamento in avanti e qua sì che rilassiamo la schiena, quindi non gli chiediamo di essere attiva per mantenerci così a mezza strada o per portarci su. Certo che un po' di attivazione qua dei tuoi glutei ci va, altrimenti cadremmo a pavimento, però li stiamo strecciando, diciamo, in maniera semiattiva, glutei, bicipiti femorali. Lascia pure andare le mani a terra, alcuni preferiscono prendere il gomito opposto e poi dondolare il torso a destra e a sinistra guardando in mezzo alle gambe. Altri preferiscono stare un po' più in alto e shakerare le spalle. Facciamo ancora qualche respiro. Qua mi raccomando, piano piano, non guardare il video così non ti fai male al collo, fuori di sollevarlo in posizioni strane. Continua a guardare a terra o in mezzo alle tue gambe, semplicemente premi dai piedi con una bella ispirazione. Ci portiamo verso l'alto, ci solleviamo, srotoliamo la schiena, continua a fare la tua bella ispirazione. Ci portiamo tutto verso l'alto, oh, la schiena si raddrizza. Guardiamo dritto davanti a noi e espiriamo qua. Mi raccomando di fare questi movimenti lenti, soprattutto se sei stato a testa in giù per periodi un po' più lunghi di quello di cui sei abituato, così non ti dà un senso di sbandamento quando sei in alto. Inspiriamo, solleviamo le braccia verso il soffitto, verso il cielo. Espiriamo, manteniamo magari le mani insieme per spostarci in una flessione laterale verso destra. Se questo è troppo, ovviamente possiamo separarle le nostre mani. Se una delle spalle non funziona, la mettiamo lungo il corpo. Se entrambe le spalle non funzionano, frozen shoulders, e allora le manteniamo tutte e due rilassate con le mani lungo il corpo. Stiamo comunque facendo la nostra bella flessione. Se puoi utilizzare almeno il braccio corrispondente, quindi il sinistro, se stai facendo il stesso verso come me, allora puoi cercare di, come se volessi allungarti un po' di più. Un po' più di forza richiesta se utilizzi entrambe le mani verso
insieme. Ci rispostiamo verso il soffitto, ci allunghiamo bene, cioè da accasciati, come se volesse aggrapparti Spider-Man sul soffitto, l'uomo ragno, e poi ci portiamo dall'altro lato. Attenzione, devo vedere magari di lato, se hai come me la tendenza di fare questa iperlordosi, ecco, cerca di mantenerti in posizione un po' più neutra con la tua schiena, la parte lombare della tua schiena, quindi un po' più di attivazione qua davanti, muscoli addominali. Il collo rilassato, puoi anche guardare verso terra se preferisci. E torniamo, tutto verso l'alto e rilassiamo. Inspiriamo, facciamo una bella circonduzione con le braccia. Espiriamo, facciamo il nostro piegamento in avanti. Pieghiamo leggermente le ginocchia, poi spingiamo per portarci a mezza strada. Inspiriamo, attiva bene i muscoli della schiena, il collo è lungo, vedi le spalle sono rilassate, lontane dalle orecchie. E rilasciamo tutto bene a terra. Inspiriamo, ci riportiamo tutto verso l'alto. Espiriamo, portiamo le mani in Namaste, posizione di montagna, Tadasana. Inspiriamo di nuovo, braccia verso l'alto. Espiriamo, piegamento in avanti. Inspiriamo a mezza strada, estendiamo bene la schiena, le orecchie lontane dalle spalle. Espiriamo, ci rilassiamo verso terra. Spingi, inspiriamo, ci riportiamo tutto verso l'alto. Ed espiriamo, posizione della montagna. Stiamo qui, con la prossima ispirazione portiamo il piede sinistro verso il retro del tappetino, un bel passo abbondante se possibile, così riusciamo a piegare il ginocchio destro, posizione della lancia, vedi che il tallone è sollevato. Inspira, estendi le braccia verso il soffitto, ti consiglio di guardare sul pavimento davanti a te, se guardi in giro ti può mettere fuori dall'equilibrio. Inspira qui. Attenzione, facciamo una rotazione verso destra, mantieni l'equilibrio, continui a guardare sul pavimento. Le braccia sono aperte a T, inspiriamo, torniamo al centro e le braccia sollevano verso il soffitto. Rifacciamolo ancora una volta, espira, fai la tua rotazione sempre nello stesso lato destro. Inspira, torna al centro, premi bene con la parte interna del tuo piede destro per tenere l'equilibrio. Espira, adesso apri verso sinistra, vedrai che magari ti torna naturale aprire a guerriero 2, quindi lasciamo andare il tallone sinistro a terra, io sto separando i piedi un po' di più perché così apro un po' di più le anche, ma ovviamente se è troppo fai attenzione all'interno coscio e agli adduttori, mantieni i piedi un po' più vicini tra di loro. Le braccia sono di nuovo aperte a T, fai attenzione al ginocchio davanti, se vedi che casca all'interno, apri, cerca di metterlo più o meno dove sta la caviglia destra. Quindi se vedi che il piede destro è tutto ruotato verso l'interno, puoi fare l'opposto. Le dita guardano verso il fronte del tappetino, il ginocchio è posizionato, allineato sopra la tua caviglia destra. Così non ti fai male le caviglie. Inspira qui. Ed espira. Facciamo una retroversione del nostro guerriero. Torniamo al centro. Inspiriamo. Lo facciamo ancora una volta. Espira. Inspira, torna al guerriero 2, espira, rilascia le braccia verso il pavimento, fai un passo grande verso il fronte del tappetino, quindi un po' di forza con le tue gambe. Mani in Namaste, inspiriamo, portiamo il piede destro adesso verso il retro del tappetino, assicurati di ritrovare il tuo punto di equilibrio, il tallone destro, quello dietro è sollevato, guarda sul pavimento, piega bene il ginocchio sinistro, la gamba sinistra è forte. Inspiriamo, le braccia verso il soffitto, adesso facciamo la rotazione quando espiriamo verso sinistra. Inspiriamo, torniamo al centro, non ruotare troppo le anche se possibile. Espira, fai ancora una rotazione verso sinistra. Apri le braccia a T, inspira, torna. Espira, lascia andare questa volta verso destra e quindi il tallone destro che tocca terra. Siamo nel guerriero 2, i palmi delle mani rivolte verso terra. Mi raccomando anche qua se noti che le spalle sono tutte in su, in tensione verso le orecchie, le rilassiamo verso il basso. Fai un piccolo check anche con il tuo ginocchio e piede sinistro, quello davanti. È un po' come se volessi aprire le anche in posizione opposta, sinistra verso destra. Inspiriamo qui. Espiriamo, e l'altra versione del guerriero, inspiriamo, torniamo al guerriero 2, lo facciamo ancora una volta, espiriamo, inspiriamo, torniamo al guerriero 2, espiriamo, facciamo un bel passo in avanti,
Inspiriamo, torniamo con il piede sinistro indietro. Attenzione, questa volta rilasciamo il ginocchio sinistro a terra. Se ti fa male, copertina sotto il ginocchio. Inspiriamo, braccia che si sollevano. Facciamo una cosa simile. Espiriamo, apriamo verso destra. Inspiriamo al centro. Ancora una volta verso destra. Inspiriamo al centro. Espiriamo, apriamo invece destro a verso sinistra. Facciamo andare il ginocchio destro verso l'avanti, stracciamo un po' di più l'ilopsoas nel lato sinistro. Se è facile, la mano sinistra verso la gamba sinistra. Apri un po' di più con il petto, magari il braccio destro che si solleva. Torniamo al centro. Ci portiamo in alto con la gamba sinistra. Facciamo un piccolo passetto in avanti per riportarci verso il fronte del tappetino. Inspira, ci riportiamo tutto verso l'alto. Espira, mani in namaste. Inspira, il piede destro verso la rete del tappetino. Espira con controllo, forte con i tuoi quadricipiti. Lasciamo andare il ginocchio destro a terra. Usa pure la copertina anche qua. Inspira, braccia verso l'alto, estendi bene la schiena. Espira, facciamo la rotazione, torsione verso sinistra. Inspiriamo, torniamo al centro. Espiriamo, apriamo ancora verso sinistra, di nuovo sempre con la schiena, senza ruotare con le anche. Inspira al centro. Espira, andiamo verso destra. Fai andare pure il ginocchio sinistro in avanti, se vuoi stracciare gli psoas dal lato destro. C'è un back bend che avviene qua, vedi una bella curva nella nostra schiena, stiamo aprendo bene il petto. Torniamo al centro, mani a terra, punta il piede, solleva la gamba destra, passetto in avanti, inspira tutto verso alto, espiriamo mani in namaste. Apriamo i piedi verso i lati del tappetino con i piedi che puntano verso l'esterno, le ginocchia verso l'esterno. Facciamo una bella inspirazione, espiriamo, facciamo il nostro squat di Malasana. Facciamo qualche respiro qui, se non riesci ad andare tutto verso il basso, nessun problema, stai più in alto con uno squat un po' più in alto. Fai un paio di respiri qui, quasi fatta. Ultimo. E rilassiamo poi il sedere a terra, utilizza pure le mani dietro di te, shaker un pochettino le tue gambe e poi piega le tue ginocchia, ci srotoliamo tutto verso il tappetino, utilizziamo un po' più dei nostri addominali, se questo non fa per te ovviamente ti puoi girare da un lato e portarti sdraiato, piega bene le ginocchia verso l'alto con i piedi relativamente vicini al sedere, le ginocchia che si guardano, parla tra di loro, il retro delle spalle ben in contatto con il tappetino, iniziamo ad aprire già il petto per la posizione del ponte, Setu Bandhasana, le mani a terra vicino ai glutei, premi con le mani e con i piedi, inspira, inizia a srotolare la schiena, espira, riportiamo tutta la schiena e il sedere a terra, inspira, solleviamo, espira, rilassiamo. Cerca di sollevare come se stessi staccando una vertebra alla volta quando inizi a sollevarti su e poi come se stessi riappoggiando una vertebra alla volta a terra. Se le senti particolarmente ossute, questo magari ti aiuta un po' proprio con il sentire questo tipo di movimento. Se vuoi ampliare un pochettino puoi sollevare le braccia oltre la testa quando inspiri e ti porti in su nella posizione del ponte, poi rilassi le braccia a terra, le mani a terra, quando riporti tutta la schiena e il sedere al pavimento. Facciamo ancora un paio di volte questo movimento, fai attenzione solo che le ginocchia non si aprano, non collassino verso destra perché ti potresti fare male verso il retro delle pelvi, dove c'è il coccige, il sacro. Non necessariamente, dipende se stai attivando o no bene le tue gambe o i glutei, quindi per evitare, diciamo, manteniamo le ginocchia parallele tra di loro. Oppure stringi un bel blocco in mezzo alle gambe, così sai che stai attivando di sicuro le tue gambe. Bene, ci riportiamo a terra. E le
ginocchia verso il petto, facciamo qualche ondulamento per portarci a sedere, oppure di nuovo ci portiamo da un lato e poi ci portiamo a sedere, estendiamo le gambe verso il fronte del tappetino, lasciamo le ginocchia leggermente piegate e rilassiamo la schiena con la fronte verso le ginocchia, le braccia rilassate, piega leggermente i gomiti, facciamo dei piccoli movimenti oscillatori con la testa, destra e sinistra. Poi vedi tu se sei un po' più scafato nella pratica yoga, vuoi prendere Paschimottanasana, il piegamento in avanti da seduto, allora estendi le gambe, estendi un po' di più la schiena, prendi magari l'esterno dei tuoi piedi, attiva l'interno coscia e tutto l'interno delle tue gambe, fai il tuo piegamento in avanti, schiena in posizione neutra, fai solo attenzione se stai utilizzando le tue braccia per portarti più vicino con il torso alle gambe e non creare troppe tensioni poi lì nelle spalle. Facciamo ancora qualche respiro. Guarda pure verso le tue gambe. Ancora due respiri. Inspira, ci solleviamo con la testa, con il torso. Espira, lasciamo andare le mani dietro di noi con le ditina rivolte verso i nostri glutei. Pieghiamo le ginocchia, i piedi a terra, le ginocchia parallele tra di loro. Inspiriamo, pigiamo con i piedi a terra per sollevarci con le anche, magari addirittura alla stessa altezza delle ginocchia o magari un po' più in basso. Espiriamo, lasciamo andare il sedere a terra. Inspiriamo, ci solleviamo, magari guardiamo verso l'alto. Espiriamo, rilasciamo. Inspiriamo, andiamo su. Espiriamo, andiamo giù. Inspiriamo su, guardiamo verso l'alto. Espiriamo tutto verso il basso. E rilasciamo le ginocchia più vicine tra di loro. Ci diamo un bel abbraccio. Un abbraccio meritato. Inspiriamo, solleviamo la testa. Espiriamo, allunghiamo le nostre gambe. Portiamo poi il ginocchio destro verso il petto e il piede destro oltre la gamba sinistra. Se qualcuno è più abituato a fare la versione di Ardha Matsyendrasana, allora piega pure il ginocchio sinistro. L'unica cosa, fai attenzione che il sedere effettivamente poggi a terra, quindi anche dal lato destro, non che ti ritrovi con la chiappa destra in alto che pendi verso sinistra. Altrimenti mantieni la gamba sinistra estesa, fletti il piede sinistro, questo è giusto per attivare un po' di più la gamba così che non ti si cada e le anche quindi ruotino verso sinistra. Da questa posizione qui cerca di avere bene il piede a terra, potrebbe essere un po' difficile a seconda della mobilità con il bacino, puoi senz'altro sederti su un blocco yoga o su un bolster per aiutarti, per restare un po' più dritta con la schiena, avere quindi anche il ginocchio destro che è rivolto un po' di più verso l'alto. E facciamo la nostra rotazione adesso verso destra in Marichasana, cioè la posizione del santo Marici. La mano destra dietro di te, anche qua se non tocca usa il blocco o il libro spesso, il signore degli anelli come dico sempre, ma oggigiorno anche il trono di spade, tutta la saga di The Witcher, insomma ce n'è. Ruotiamo verso destra, puoi semplicemente fare perno, no? Come se stessi acchiappando il tuo ginocchio destro e ti aiuti per ruotare verso destra. Se è facile puoi passare il gomito al di fuori del ginocchio destro, anche qua fai attenzione a non arrotondarti, a non afflosciarti, sederti indietro, perché perdiamo un po' il senso, cioè se tu fai questa cosa qui, quello che stai ruotando maggiormente è qua l'ultimissima parte della schiena, un pochettino la spalla, finito lì, mentre tutta questa parte qui fa tanto. Facciamo ancora qualche respiro qui. Cerca di mantenere il collo attivo, quindi il mento è parallelo al pavimento e lo sguardo è rivolto verso destra, verso la tua spalla, quella che sta dietro. Torna al centro. Lascia andare la gamba destra verso il fronte del tappetino e andiamo dall'altro lato, quindi pieghiamo il ginocchio sinistro verso il soffitto, il piede sinistro oltre la gamba destra. Ricordati, se vuoi fare la versione quella un po' più avanzata di Ardha Matsyendrasana, fare questo, altrimenti mantieni la gamba destra attiva, fletti il piede, glutei a terra o sul blocco o il bolster, le spalle lontane dalle orecchie, lo sguardo verso sinistra, il collo è attivo, quindi non guardare a terra accasciandoti,
col collo, ma prima guardi dritto con il mento parallelo al pavimento e poi leggermente verso sinistra, comunque il lato della tua torsione. Facciamo ancora qualche bel respiro qui. E torniamo tutto al centro. Apriamo un attimo le gambe a V, mi sposto così riesci a vedere tutto. Non deve essere una V gigante, può essere una V piccola piccola. Anche qua, se hai difficoltà con la mobilità del bacino, siediti di nuovo su un paio di blocchi, bolster, arrotola delle coperte. Bisogna essere un po' creativi ogni tanto durante yoga. Inspiriamo, estendiamo la schiena, le braccia oltre la testa. Espiriamo, ci portiamo con una flessione laterale verso destra. Io adesso ti faccio vedere anche con le braccia cosa faccio. Il mio braccio, faccio a specchio, il mio braccio destro va verso sinistra, il mio braccio sinistro va verso destra. Questo ovviamente non verrà a tutti, quindi quello che puoi fare è che mantieni il braccio, quello che è più vicino a terra, lo mantieni a terra, rilassato. Quello in alto o pieghi il gomito oppure lascia andare di nuovo la mano verso i fianchi o la schiena. Se è troppo nelle anche, puoi anche piegare la gamba sinistra. Quindi farai una gamba piegata e un'estesa. Rilassa pure il collo, puoi guardare verso l'alto o a terra. Fai attenzione a non sollevare troppo l'anca sinistra. E ci riportiamo verso l'alto, inspiriamo ed espiriamo, cambiamo il lato. Torniamo verso l'alto. Ed espiriamo, chiudiamo le nostre gambe, facciamo un piccolo shakeramento, facciamo ancora una posizione da sdraiati a terra, un ultimo twist, ci riportiamo quindi a terra, se vuoi con l'attivazione degli addominali oppure semplicemente arrotolandoti dal tuo lato preferito, poi srotolandoti a terra supino, piega pure le ginocchia verso il petto, apri le braccia a T, lasciamo andare le ginocchia verso sinistra, facciamo la nostra rotazione verso destra. Se ti viene difficile, usa un blocco in mezzo alle tue gambe o in mezzo alle tue ginocchia. Metti anche la mano sinistra sopra le tue ginocchia, così le tieni verso terra. Non ti preoccupare se la spalla destra non tocca terra, ci vorrà mancare un po' più di tempo. Cerca di mantenere le ginocchia più verso la tua pancia, quindi in alto rispetto a tenerle tutto verso il fronte del tappetino. Tieni un po' più in su. E facciamo ancora qualche respiro. Ancora due. Torniamo al centro. Facciamo la rotazione dall'altra parte, anche qua ricordati di avere le ginocchia relativamente in alto verso l'addome. Ascoltiamo il ritmo del nostro respiro. Ancora due bei respiri qui.
Lentamente ci riportiamo al centro, estendiamo le gambe verso l'alto, estendiamo le braccia verso l'alto. Facciamo un piccolo shakeramento qua. Nelle gambe, dei piedi, delle braccia, delle mani. Espiriamo dalla bocca. Ancora una volta. Pieghiamo poi le ginocchia verso il petto. Bebè felice, Ananda Balasana. Puoi tenere le mani sulle ginocchia che si aprono all'esterno del petto, oppure puoi flettere le caviglie e prendere i piedi dall'esterno. Se vuoi leggermente dondolarti destra e sinistra, come se stessi massaggiando il retro delle anche, la schiena. Ancora un paio di respiri. Ci riportiamo fermi, ci vediamo un bel abbraccio, portiamo la mente, la fronte, scusami, verso le ginocchia, contraiamo un attimo gli addominali. Con la prossima ispirazione rilasciamo. Terra, schiena, piedi, gambe, tutto terra. Ci concediamo qualche respiro in Shavasana, la posizione del cadavere. Cerchiamo di rilassare il peso corporeo al pavimento e di farci supportare quindi dalla terra. Facciamo magari qualche respiro consapevole, espirando dalla bocca. E ad ogni espirazione cerchiamo di rilassare il corpo, notando in particolare quelle zone del corpo che sono particolarmente tese in questo momento. E cerchiamo proprio di rilasciare quei muscoli, quelle tensioni verso il pavimento. Sentiti libero di stare un po' più a lungo in questa posizione, vedi se riesci magari a rilasciare qualche tensione in più. Se vuoi finire invece questa pratica con me, piega le ginocchia verso il petto, portati da un lato, lentamente portati a sedere. Portiamo la mano sinistra al centro del cuore e quella destra poi sopra quella sinistra. Cogliamo questa occasione per ringraziare il nostro corpo, per coltivare un senso di gentilezza e di compassione verso noi stessi. Congiungiamo poi le mani in Namaste. Dedichiamo i benefici della pratica a tutti gli esseri viventi. Cantiamo insieme un Om, inspiriamo. Ti ringrazio per aver praticato con me. Namaste.
Spero che questa pratica ti sia piaciuta. Se hai delle domande o dubbi, richieste di chiarimenti, fammele sapere nella sezione dei commenti. Se ti è piaciuto il video, mettili mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti. Puoi anche cliccare sulla campanella che ti dirà quando rilascio delle nuove lezioni. Considera diventare un membro del canale per qualcosa come 2 euro al mese e finanziare così il lavoro che sto facendo qua su YouTube. Come sempre, prenditi cura di te e continua a praticare. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!